Per il settore giovanile del calcio a Cesena, appuntamento non sul campo verde, ma in centro città a Cesena, in Piazza della Libertà, negli spazi di comunità in festa. L'evento è dedicato al loro benessere, si affronta il tema dieta sportiva ed è promosso da FOR, Fondazione Fruttadoro Orogel. Protagonisti sono i ragazzi giovani calciatori del 2005, un vivaio seguito e curato in tutti gli aspetti, coltivato con grande professionalità. Allenatori, preparatori sportivi, dirigenti e accompagnatori partecipano all'incontro formativo dedicato all'alimentazione, base fondamentale della performance sportiva. Stiamo crescendo bene perché i ragazzi in campo si stanno comportando, direi, molto, molto bene. Stiamo continuando quella che è un po' la vecchia filosofia del settore giovanile, di far crescere i ragazzi sotto ogni punto di vista, calcistico e non. E l'incontro di oggi lo testimonia perché, insomma, vogliamo anche farli crescere, farli diventare uomini mangiando bene. Io credo che alimentarsi bene, faccia bene a chiunque, a giovani e non giovani. Soprattutto dobbiamo tenere un occhio di particolare per chi fa dello sport, perché, per poter avere una performance importante dove il fisico viene in qualche modo anche stressato, l'alimentazione diventa fondamentale e se uno non si alimenta bene, poi dopo può incorrere anche in infortuni. Una volta molti allenatori usavano la bilancia in allenamento e il giorno precedente la partita. Adesso la tendenza è quella anche di responsabilizzare il giocatore e quindi non viene controllato. È ovvio che se a occhio qualcuno esagera, a volte si vede, magari viene ripreso. Però no, assolutamente anche con i bambini no. L'unica cosa che mi viene in mente è che comunque proprio a questa età qui vengono affrontate le prime trasferte, quindi i primi pranzi insieme, dove vengono anche utilizzati per far vedere, insomma, quello che è giusto mangiare, prima di uno sforzo importante. Ecco. Quindi, mi ricordo che anch'io a quell'età lì le prime nozioni, in materia di alimentazione me le diedero i primi allenatori che te le tramandano, poi ognuno le fa proprie e poi dopo è ovvio che quando uno diventa adulto poi le deve starci attento anche durante tutta la settimana. Come è normale, qualche stravizio uno può sempre farlo, però insomma, se si vuole affrontare la professione nel miglior dei modi, devi stare attento anche all'alimentazione. Qual è il ruolo della famiglia in questo percorso sportivo di alimentazione e di crescita? Ma la famiglia è fondamentale, sotto ogni punto di vista, educativo e di approccio allo sport, perché adesso, esco un po' dalla materia di oggi, però, il genitore deve essere bravo a non mettere in primo piano l'ambizione del figlio, perché sennò si rischia di fare dei danni. E secondo me i genitori sono molto, troppo partecipi adesso da certi punti di vista, perché comunque, danno pressione al figlio e l'attività poi non viene fatta in maniera libera, libera di testa come deve essere adesso. Diventa molto importante, molto educativo dal punto di vista alimentare e credo che in questo campo invece la famiglia debba essere molto partecipe perché poi il bambino mangia a casa, quindi, una famiglia che mette regole e aiuta il ragazzo a mangiare bene non può solo che far bene. Questi giovani quindi sono formati a 360 gradi, un appuntamento importante quello di oggi. Un appuntamento importantissimo. Mi sarebbe piaciuto sicuramente vedere anche molti genitori, perché magari si parte da lì, perché sono ancora troppo bambini, tu gli spieghi a loro, ma come si sa che ai bambini si fa fatica, specialmente quando sono nella fase di adolescenza come loro, 12-13 anni, fai un po' fatica a spiegargli o fargli capire veramente il concetto di quello che si parla. Sarebbe piaciuto magari vedere più qualche genitore perché deve partire da loro, quello che magari gli stanno spiegando oggi, che secondo me è la base per uno sportivo. L'alimentazione è quello più importante per fare sport, ecco. È la benzina per andare avanti. Un appuntamento con i giovani del Cesena Calcio. Come avete strutturato questo incontro?
Allora, inizialmente abbiamo cercato di trasmettere qual è l'importanza di una corretta alimentazione, non solo nei ragazzini che comunque si trovano in una fase molto critica, che è quella dello sviluppo e quella della crescita, ma che è arricchita appunto dal fatto che questi ragazzi hanno un'attività fisica che è a livello agonistico, e quindi a quel punto è ancora più importante porre l'accento e l'attenzione su una sana e corretta alimentazione. E dopodiché quindi abbiamo in un qualche modo dato un po' di spunti pratici che potessero servire ai ragazzi principalmente per strutturare il pasto, quindi prima di un allenamento, e può essere anche semplicemente una merenda, oppure prima di una partita, nelle varie fasce orarie della giornata, con proprio degli spunti pratici, non soltanto parlando dei nutrienti, quindi utilizzando dei termini molto tecnici, ma parlando proprio di cibo. Come ha trovato i giovani sportivi? Preparati, meno preparati? Sì, preparati, nel senso che il concetto era abbastanza chiaro, con alcune imprecisioni, quindi su questo siamo un pochettino andati a lavorare, però almeno hanno interagito, hanno riportato quella che è la loro esperienza e la loro abitudine, e sulla base di questo abbiamo dato appunto degli spunti per correggere, quindi un'abitudine che è insita un po' nel loro stile di vita. Una formazione dedicata alla sportivo agonista, e quindi quali input in particolare per quanto riguarda l'alimentazione sulle fasce orarie da rispettare? Allora, per quanto riguarda la fascia oraria, prima di un allenamento, prima di una partita, è fondamentale garantire, quindi guardare l'orologio, e per garantire una corretta idratazione iniziare a bere almeno un paio di ore prima. Questa è la base per qualsiasi sportivo di cui si sta parlando. Dopodiché, per quanto riguarda il pasto, deve essere comunque strutturato circa 3 ore prima. Se passa molto tempo tra un pasto e l'allenamento o la partita, bisogna spezzare un pochettino questo digiuno con uno spuntino nel mezzo, che non sia molto elaborato, molto ricco, perché rallentando la digestione andiamo ad appesantire il corpo e quindi le strutture muscolari e il ragazzo non sarà performante in campo. Come un giovanissimo può prendere coscienza della propria situazione fisica e quindi modulare la sua alimentazione? Tramite le sensazioni, nel senso che la grande differenza tra i ragazzi e l'adulto è che il ragazzo ha ancora la capacità di ascoltarsi, quindi di percepirsi. Per cui se il ragazzino lamenta di essere stanco già prima di iniziare un allenamento o una partita, e anche dopo i tempi di recupero sono molto dilatati, per cui generalmente un ragazzo ci mette poco, basta poi consumare un pasto completo dopo l'attività fisica, riposare e poi è abbastanza rigenerato. Se invece vediamo che il ragazzo è molto spossato per più giorni successivi all'allenamento o alla partita, vuol dire che c'è qualcosa che sta sbagliando. Quando un ragazzo di questa età, quindi stiamo parlando della giovanile del Cesena Calcio 2005, 13 anni, sono in grado di affrontare la loro dieta, e quanto devono essere supportati dalla famiglia? La famiglia è il cardine fondamentale, nel senso che il ragazzo ha potere decisionale sulla scelta, nel senso che può fare richiesta al genitore o comunque ai nonni, agli zii, a tutti coloro che si occupano dell'alimentazione, può richiedere un alimento specifico, però nella scelta, che spesso è dettata più dalla gola che dal fabbisogno in realtà, che è quello del corpo, devono essere per forza guidati dai genitori, o quantomeno da una persona che gli stia accanto, che potrebbe essere anche il preparatore atletico. Chiaramente nei casi specifici come può essere quindi un atleta agonista, è sempre fondamentale il supporto di un professionista della nutrizione, perché da soli comunque i genitori fanno anche un po' fatica a barcamenarsi, magari pensano di fare bene, mettono in atto un po' di cose che in realtà poi sono sbagliate, e il risultato si vede nelle sensazioni che poi il ragazzo riporta a casa. Quanto sono importanti questi appuntamenti? Cosa lasciano ai vostri ragazzi? Beh, io spero che lasciano abbastanza. Chiaramente sono ragazzi che magari non sono abituati o comunque fanno dei sacrifici per
per tutta la settimana, e anche a livello alimentare vanno educati. Sicuramente è un aspetto da curare, e non è più come una volta in cui l'alimentazione era trascurata. Adesso vedo che c'è più attenzione per queste cose, e sicuramente è una cosa positiva. Una volta c'era l'alimentazione proprio totalmente trascurata. I ragazzi adesso un po' di indicazioni le hanno un po' anche a livello scolastico, perché so che ci sono degli incontri anche a scuola. Qualcosa gli possiamo dire noi come esperienza, diciamo, di vita vissuta, e anche questi appuntamenti sicuramente possono aiutarli per crescere e alimentarsi in modo migliore. Qual è la soddisfazione da questa giovanile del Cesena Calcio? È un impegno importante, è una responsabilità grande anche per noi, perché sono ragazzi che vanno accompagnati nella crescita, hanno un'età particolare. Io ho ragazzi che hanno 13 anni. Non è facile, però è stimolante, sicuramente puoi ancora incidere, diciamo, un pochino anche tu, nel senso che puoi insegnargli tante cose, speri di portare un po' di quello che sai tu a loro. Ecco, questa è la soddisfazione e la passione che abbiamo noi per fare questo lavoro, insomma. Un percorso molto impegnativo, un percorso quindi che va seguito dal punto di vista sportivo ed emotivo. Qual è lo scoglio più grande che riscontrate nel tirare su, come si dice, questi giovanissimi? Guarda, la ricetta non ce l'ho, perché comunque c'è sempre questo gap generazionale che purtroppo ci sarà sempre, nel senso che noi, almeno io, appartengo a una generazione in cui le cose venivano fatte in un certo modo. Adesso è cambiata la società, sono cambiati i ragazzi, ci sono tante dinamiche che non sono più quelle di una volta, quindi a volte non è facile capire o comunque giustificare certi comportamenti, perché non sono, diciamo, presenti nel tuo bagaglio di esperienza, e quindi non è assolutamente facile confrontarsi con questi ragazzi, però credo che, almeno le esperienze che ho avuto io, quando tu riesci a essere credibile ai loro occhi, poi i risultati piano piano li ottieni, almeno non dico risultati sportivi, ma quantomeno di comportamento, di atteggiamento, che secondo me poi è la parte più difficile da affrontare, credo. Cosa hai imparato da questa esperienza? Che mangiare sano è importante, perché per avere una giusta alimentazione bisogna avere i dosaggi di ogni componente del cibo, come le proteine, i carboidrati, meno grassi, ma soprattutto le vitamine e i carboidrati di nuovo, perché sono come la nostra benzina del corpo. Come ti alimenti a casa? Io mi alimento correttamente, perché ho sempre il giusto dosaggio, anche se ogni tanto, tra virgolette, sgarro, perché mangio dei grassi, anche troppi ogni tanto, però specialmente prima delle partite io penso, e con questa lezione ho confermato, di mangiare bene. Cosa ti piace del calcio? Tutto, perché sono innamorata del calcio io. Tu invece cosa hai imparato? Cosa ti è rimasto impresso di questa evento? Io sono una che mangia sempre baguette, queste cose, però delle volte cerco di regolarmi. Questa lezione mi ha fatto imparare un po' di più le cose che... Quindi durante l'allenamento come ti senti? Pronto, non pronto? Durante l'allenamento, prima di fare l'allenamento, mangio cose sane, quello è ovvio. E mi sento bene, riesco. A casa pensi di seguire l'alimentazione che vi è stata indicata oggi, o ci sono un po' di differenze? Ci sono un po' di differenze a volte, mentre a volte la seguo continuamente. Cos'è per te il calcio? Beh, per me il calcio è una cosa troppo bella, cioè è una cosa che non posso spiegare. È stata molto importante per me, perché mi ha fatto imparare che devo mangiare carboidrati, anche proteine, quindi frutta e verdure, mi devo alimentare bene e prima e dopo la partita e gli allenamenti. Vedi qualche differenza con l'alimentazione che fai a casa? Sì, perché ho visto che devo mangiare un po' più di frutta e verdura. Che cos'è per te il calcio? È la mia vita, perché mi piace andare agli allenamenti e fare le partite, ma anche mi piace seguirlo.
È stata un'esperienza molto utile perché mi ha lasciato molte cose e dei vari consigli che spero di mettere in pratica ogni giorno e che posso anche migliorare rispetto nel punto di vista dell'alimentazione. Come vi alimentate a casa? A casa mangio un po' di tutto, variando a frutta, verdura, proteine e carboidrati, però comunque ogni tanto penso che dovrei mangiare un po' più sano. Cos'è per te il calcio? Per me il calcio è una cosa indescrivibile perché è la mia più grande passione nella mia vita e ci metto tutto il mio impegno, però per praticarlo occorre molto sacrificio e organizzazione. Forza Cesena!